Ciao a tutti, purtroppo l'avventura Levuso è finita. Sono qui a raccontare com'è andato il mio Day 2. Come detto in precedenza, il Day 1 avevo chiuso con 63.000 chips, ben sopra average. Come al solito, nella prima ora di gioco studio lo stile dei giocatori. Ho 4 tight aggressive, 2 tight aggressive, scusate, 4 loose aggressive, un nit e un giocatore occasionale. Fortunatamente i due giocatori più pericolosi li ho alla mia destra. Nel secondo e terzo livello perdo due piatti grossi. In uno andiamo a resti, io con asso jack, l'avversario con dama 4, dove io raiso da bottone, lui pusha da big blind e prende il 3 di 4 a flop. Il secondo invece, in guerra di bui, contro il giocatore più pericoloso al tavolo, lui apre con 8-2 off da small blind, io mi appoggio con asso 10. Prendiamo entrambi, la coppia al flop, il piatto cresce abbastanza, purtroppo uno sfortunato 8 decreta la sua vittoria. Rimango con 20.000 chips, riesco a raddoppiare, mi porto circa sulle 43.000. Al quarto livello, quando i bui sono 500.000, succede questa mano. Il giocatore, detto in precedenza, apre da bottone, apriva il 100% dei colpi. Io decido di tribettare per valore asso 5 suited. Lui si appoggia. Il flop è asso 5 4 con due picche e un quadri. Io effettuo una c-bet di metà piatto, top 2 ovviamente. Lui si appoggia. Il turn è un 2 di picche, quindi sono due quadri, due picche. Niente, io punto tre quarti di piatto, lui mi manda la vasca, io ormai sono commentato, decido di chiamare ovviamente, c'ho doppia coppia, purtroppo ho slopeggiato gli assi, mi rimane solo un eventuale 3 per dividere il piatto, esce un 10, vince lui, è stato molto bravo, io sfortunato e così finisce il mio torneo. Niente, ringrazio BetPro per l'occasione datami, adesso comincia la nuova avventura del cashgame.it, saluto tutti e ci vediamo ai tavoli di BetPro, ciao ragazzi!